Siamo con il collega Lelio Castaldo che durante una sua intervista di mezzo agosto ha lanciato delle accuse, ecco, ti sono state fatte delle accuse, qualcuno ti ha minacciato, qualcuno della politica, con il riservo dovuto, se ci puoi dare delle spiegazioni. Spiegazioni non ne posso dare, anche perché già hai detto tanto tu, caro direttore, niente, sono miserie umane che purtroppo te le ritrovi, anche ti ritrovi anche questa cosa nel corso della tua vita. L'unica cosa che hai segnalato bene è che questo fatto così miserevole avviene da una parte politica, non sai solitamente come accade in questi casi, la mafia, la stidda, nulla di tutto ciò, solo miserie umane. Nei prossimi giorni ovviamente sarà fatta anche un po' di chiarezza, però posso anticipare solo una cosa, che quando verrà tutto alla luce saranno tantissimi a non meravigliarsi, soprattutto di questi soggetti, perché molti sanno che sono particolarmente adusi ad usare la violenza, anche fisica, e quindi ne hanno fatto una ragione di vita. Ti aspettavi tanta solidarietà da parte di questo mondo, tanti colleghi, giornalisti, anche sindacati, insomma anche lo stesso sindaco, una grande solidarietà? Mi dispiace che non si è vista la solidarietà che è arrivata anche da Palermo, da tantissima deputazione regionale, con una serie di WhatsApp che custodisco con molto orgoglio. Vuol dire che la persona per bene esistiamo, e abbiamo tanta voglia di cambiare questi modi così incivili, perché la cosa grave è che ho detto, la ripeto, è questo: ne hanno fatto della violenza una ragione di vita. Tutto questo non è possibile. Adesso devo necessariamente rivolgermi a chi deve proteggere me e la mia persona. Tutto ciò non fermerà il tuo lavoro? Assolutamente no, lo raddoppia, lo triplica forse.